Grazie mille, Presidente. Ma io, in via di premessa, ho proprio sento l'urgenza di dire una cosa, che tra i tanti disastri di questo governo, quelli economici, le procedure di infrazione, i posti di lavoro che diminuiscono, lo spread che sale, c'è un disastro di cui non si parla abbastanza, che è quello della nostra politica estera, che nel migliore delle ipotesi, nel migliore dei casi, assente, ma di solito è, diciamo così, completamente confusa, incomprensibile, per il semplice fatto che i due alleati di governo non sono d'accordo su nulla. Ci siamo trovati a sentire opinioni discordi sul Global Migration Compact, ci siamo sentiti, abbiamo dovuto sentire opinioni completamente differenti sulla posizione su Orbán. Navighiamo a vista, per così dire, bonariamente per quello che riguarda il Venezuela. Cioè, sostanzialmente, diciamoci la verità, questo paese è, dal punto di vista della politica estera, completamente afono, ha perso ogni qualsiasi autorevolezza ed è purtroppo anche assolutamente isolato. Questa vicenda dell'embargo della vendita delle armi a tutte le parti coinvolte nella guerra nello Yemen e in particolare alla coalizione a guida saudita è un ulteriore, diciamo così, elemento di questa commedia degli orrori, anzi dovrei dire di questa tragedia. Voglio ricordare a tutta l'Aula, ma il sottosegretario Di Stefano lo sa, che noi sono almeno 6 mesi che in Commissione chiediamo per favore di discutere una mozione, di fare comunque una discussione sulla vicenda nello Yemen e non ci siamo riusciti. Arriviamo in Aula direttamente senza che la Commissione Esteri si sia potuto occupare di questo argomento perché Lega e 5 Stelle non sapevano che cosa dire. E costrette ad arrivare in Aula, infatti continuano a non sapere che cosa dire. Io sono stupefatto dal testo di questa mozione di maggioranza che dico subito alla fine sulla quale ci asterremo più che altro per una questione di, come dire, di carità cristiana e anche perché teniamo davvero a questo argomento così drammatico. Qui l'impegno al governo è di adottare iniziative per sospendere le esportazioni di bombe d'aereo e di missili. Bombe d'aereo e missili, l'altro invece si può fare. Questo è il, diciamo, il succo, è che secondo la maggioranza nello Yemen, tolte le bombe d'aereo e i missili, siamo a posto. No, non facciamo una risoluzione per vietare la vendita delle armi, no. Le bombe d'aereo, i missili, il resto può andare. Questa è la risoluzione che il governo della sesta, settima, ottava economia del mondo, paese fondatore dell'Unione Europea, membro del G7, eccetera, hanno la faccia tosta di venire a proporci. È una cosa, signor Presidente, che veramente non si può guardare. Noi possiamo dire che abbiamo messo proprio una sorta di pietra tombale sul ruolo dell'Italia nel mondo, nella comunità internazionale. È una vera e propria vergogna di cui il ministro degli esteri e i suoi sottosegretari sui quali, una vergogna sulla quale ministro e sottosegretari dovrebbero riflettere. Ma di che cosa stiamo parlando, signor Presidente? Stiamo parlando di una cosa dannatamente seria, perché sono ormai 4 anni che va avanti questa guerra in Yemen. È una guerra sostanzialmente bloccata, cioè la linea del fronte non si muove, le parti si confrontano senza che non accada altro che una cosa tragica, cioè una delle peggiori crisi umanitarie che abbiamo presenti nel mondo adesso, probabilmente la peggiore crisi umanitaria. Parliamo dell'80% del popolo yemenita che ha necessità di sostegno umanitario. Parliamo di 17 milioni in condizioni di insicurezza alimentare. Che cosa significa, signor Presidente, insicurezza alimentare? Spieghiamolo anche ai nostri concittadini che seguono i lavori della Camera. L'insicurezza alimentare significa non sapere, come dicevano, eccessivo si concluderà. Ci sono almeno sicuramente 2.500 bambini uccisi, dice Save the Children, ma si stima che siano 50.000 i bambini morti per malnutrizione o per problemi igienico-sanitari. E quando parliamo di problemi igienico-sanitari, Presidente, parliamo di una cosa devastante. Tanto per darle un esempio, ci sono su 28 milioni di abitanti nello Yemen 18 milioni che non hanno accesso all'acqua corrente e all'acqua da bere. Questo significa che soprattutto le donne yemenite devono fare lunghi cammini per poter arrivare all'acqua. E come si sa, quando manca l'acqua ci sono le malattie. Chiunque può andare sulla rete per vedere quale sia la condizione igienico-sanitaria della capitale Sana'a e delle città dello Yemen. Ci sono enormi cumuli di immondizia che sono lì, lo sono sempre i cumuli di immondizia, sono sempre un grave, tragico problema, ma quando c'è la guerra sono ancora di più.
Pensi che si stima che in questo momento ci sia nello Yemen il più grande focolaio di colera mai scoperto al mondo. Si parla di 725.000 casi sospetti e di 1.000 persone che sono morte di colera. Ora, che questa fosse una guerra sporca lo si è sempre saputo, le ONG lo hanno sempre denunciato, però c'è stato un salto di qualità, perché noi almeno dal 2018, anzi a far tempo dal 2018, abbiamo la certezza che non si tratti soltanto di una guerra, che come tutte le guerre è una cosa orribile, signor Presidente. Qui ci sono, ed è stata la comunità internazionale a sancirlo ufficialmente, ci sono da entrambe le parti chiarissimi crimini di guerra. Cosa significa crimini di guerra? Significa avere delle bombe cosiddette intelligenti, che brutta espressione, ma così viene detto, che colpiscono case private, quindi non c'è possibilità di errore. Si voleva bombardare la casa privata. Recentemente è stata bombardata una fabbrica di imbottigliamento di acque minerali. Si è detto che si trattava di una industria bellica, ma non c'era nessuna evidenza. E allora, quando non siamo soltanto in una guerra, che ovviamente l'Italia, a sensi della Costituzione, ripudia, ma sappiamo chiaramente che ci sono da entrambe le parti crimini di guerra, però attenzione, diciamo da entrambe le parti, ma guardiamo che le parti non sono, diciamo, ugualmente forti. La coalizione internazionale a guida saudita ha sicuramente una grande preponderanza e i mezzi soprattutto per bombardare per via aerea la popolazione inerme. E quindi, come dicevo, nell'agosto del 2018 le Nazioni Unite, gli esperti indipendenti del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite sanciscono, ufficializzano questi crimini di guerra. Il Parlamento europeo, con due deliberazioni, una dell'ottobre e una del novembre dello scorso anno, ha chiesto che tutti i paesi dell'Unione, appunto, sanciscano un embargo di quelle armi che direttamente o indirettamente possono arrivare nello Yemen, non soltanto nei confronti della Arabia Saudita, ma anche nei confronti di paesi come per esempio gli Emirati Arabi Uniti. E quindi questo è il primo fatto nuovo. Sapevamo, intuivamo che ci fossero crimini di guerra a livello sistematico, adesso lo sappiamo, signor Presidente, adesso ne abbiamo le prove certe e quindi non possiamo evidentemente più stare fermi. E infatti gran parte della comunità internazionale ha deciso di smettere di star ferma. Regno Unito, Germania, Svezia, Svizzera, Belgio, Austria, Olanda, già numerosi partner del nostro paese hanno sancito un embargo, e ripeto, per tutte le armi, non soltanto per i missili e per le bombe. Ma c'è un altro elemento che io vorrei ricordare, è che tutta la comunità internazionale è particolarmente attenta a quella che è la vicenda dei diritti umani in Arabia Saudita. Da quando il nuovo erede al trono, MBS come lo chiamano, Mohammed bin Salman, diciamo così, è diventato un po' l'uomo forte del regime saudita, Amnesty International e una serie di altri watchdogs sui diritti umani esprimono grandi preoccupazioni. Poi c'è stata la vicenda del giornalista Jamal Khashoggi, che sappiamo sostanzialmente si è volatilizzato, ucciso nei locali di una rappresentanza diplomatica dell'Arabia Saudita in Turchia. E questo deve essere evidentemente un ulteriore elemento di cui non possiamo non tener conto nel momento in cui andiamo a prendere una decisione in questo senso. Una decisione che, ripeto, sta diventando veramente urgente, perché non prenderla significa voltare la faccia dall'altra parte non soltanto a un conflitto armato tragico, drammatico, ma la tragedia che sta colpendo donne, bambini, famiglie, gente che sta avendo problemi a livello proprio di nutrizione, c'è gente che muore di fame. Questo, ripeto, è probabilmente il più grave, il più urgente dei casi di crisi umanitaria nel nostro pianeta. E chi si sta opponendo mentre il governo aspetta dal mese di ottobre per arrivare finalmente a parlarci di questa vicenda? Lo fanno i nostri lavoratori, signor Presidente. 7 minuti e 42, ne ho 10 e quindi arrivo subito. Chiedo scusa. E comunque arrivo. Sono i nostri lavoratori, i lavoratori che hanno bloccato appunto il carico delle navi nel porto di Genova di materiale bellico. Però guardi, a questi lavoratori va dato un grande riconoscimento del fatto che hanno avuto la capacità di unire a ciò che è il loro diritto al lavoro anche una grande coscienza civile e una maturità politica davvero difficile da confrontare. Ma è ovvio che noi non possiamo lasciare tutto questo soltanto ai lavoratori. Questo è un Parlamento che
finché c'è e fin tanto che non verrà smontato da chi lo vuole smontare per portare la sovranità popolare in qualche società di consulenza a Milano, deve anche delle responsabilità, un'autorità anche morale da svolgere. E questa autorità morale ci dice che noi dobbiamo stabilire che questo paese non venderà più armi né all'Arabia Saudita né ai suoi alleati, perché queste armi stanno compiendo dei crimini di guerra. Questa è la decisione da prendere. Sarebbe bastata una mozione di due righe, onorevole Di Stefano. Le tante parole che avete fatto in realtà mancano, come al solito, di sostanza politica, di impegno morale. Ripeto, ci asterremo, ma lo facciamo per gli yemeniti, certamente non per voi. Grazie, deputato Scalfarotto. Ha chiesto di parlare il deputato Paolo Formentini, ne ha facoltà. Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Dal 2000...